Ultima spiaggia, l'olio denso, vediamo se funziona. Ehi, Enea, c'è scritto ovunque. Vediamo, vediamo. Aspetta, abbiamo le manine, amore. Guarda, eh. Oh! Vediamo, vediamo, ci viene via il colore. Enea, aspetta. Non ci credo, non viene via nemmeno con l'olio denso, ragazzi. Ah! Guardate le mani, questi pennarelli non li vedrai mai più. Rimarrai così per un po', non so cosa dirti. Ti puoi fidare, dicevano. Allora, vediamo. Qui vanno via benissimo, direi. Com'è? Com'è? Monello questo gnomo! Vai a prendergli la ciabatta! Vai. Monello! Che monello! E scappa! E vuole giocare! Ecco. Monello, Monello, questo gnomo Monello, Monello, con la ciabatta. Comunque alla fine in questi ultimi 2 giorni ho deciso di tenere a casa Enea dal nido perché ha preso un leggero virus gastrointestinale, deve prendere probiotici per 10-15 giorni e non lo volevo mandare ovviamente al nido così. Quindi questi 2 giorni rimarrà a casa e poi domani dopo pranzo, partenza tattica, partiamo per la Toscana. A proposito, io ieri ho fatto tutte le valigie, tutte le 2 valigie, la mia e quella di Enea, e davvero ho messo dentro il mondo perché non si sa se farà caldo, se farà freddo, ho guardato il meteo. Ma è indicativo, dovrebbe esserci bello, ma comunque non così caldo, ma non così freddo da mettere dentro cose invernali. Cioè davvero dici, boh, eppure siamo a fine aprile, però se vedi il meteo di questi giorni dovresti vestirti ancora con il piumino. Non lo so, quindi ho preparato 2 valigie stracolme di robe. Vabbè, vediamo. E come al solito avrò calato tutte, dovrò indossare le cose del serpella, sicuro. Che perché io ho messo dentro cose molto, molto leggere. Un mix. E ne ha praticamente dentro tutto l'armadio. Tra l'altro, i primi 5-6 giorni saremo zona circa Pisa, Monte Catini, Val di Cecina, potrebbe essere, non lo so, più o meno quelle zone lì, e poi ci sposteremo sul mare la prossima settimana per qua, per gli ultimi giorni, insomma, vediamo. Come avrete sentito anche dalla mia voce, nemmeno io sono in forma questa mattina, anzi è da qualche giorno che avevo mal di gola, sentivo degli spilli in gola e stamattina mi sono svegliata intasatissima, quindi naso e gola, quindi raffreddata, non ho febbre, neanche io non ho febbre, però sono bella raffreddata. Vabbè, speriamo passi, anche perché stasera devo andare a Milano per lavoro, quindi per forza.